Ti voglio raccontare una storia. Una storia piena di avventura, crescita, esplorazione. La storia di un gruppo di intrepidi guerrieri partiti alla volta delle selvagge montagne di Yamagata, in Giappone, per immergersi nella vita, i rituali e le meditazioni degli Yamabushi, i più duri tra i monaci asceti del paese del Sol Levante. Essi vivono nelle montagne dove praticano gli antichi rituali dello Shugendo. I miei Yamabushi mi aspettano, ci aspettano. Ti invito ad unirti a me e a questi guerrieri nella loro missione. Uketamo. Al suono di questo mantra scopriremo una nuova realtà, un nuovo mondo, il mondo delle Yamabushi. Ma come per ogni grande missione, il cammino sarà lungo. Dopo queste 18 ore di dogana e custom e qualsiasi cosa, tutto benissimo. Ed irto ostacoli. Dovremo passare per molti luoghi prima di raggiungere la nostra destinazione. Chiudi gli occhi e risvegliati a Koyasan. Dudu. Hello. Oh. Buongiorno, siamo a Izumisamo, che è nella periferia di Osaka, e siamo venuti a fare una passeggiata mattutina, siamo andati alla spiaggia, poi ci siamo imbattuti in questo tempio shintoista, e allora siamo venuti a fare la nostra preghiera mattutina. Dasha, che non ha dormito tutta la notte, mi ha svegliato alle 4:30 stamattina. Quindi cominciamo di buon passo oggi. Siamo sempre a Izumisano, dove troviamo invece un relitto del periodo del periodo Tokugawa. Parliamo della fine del 1600, quando le famiglie nobili, soprattutto i commercianti, avevano tanto potere in questa zona portuale di Osaka, di tutto il Kansai, e hanno dedicato alla loro città, due fratelli appunto mercanti, questa bellissima campana, sulla quale si può ammirare, un drago. Disegnato sotto forma di nuvola, una nuvola serpeggiante. Sono arrivata e mi sento meravigliosa proprio. Sono felice in questo momento, ma non posso non essere più felice di così. Eccoci a Koyasan. Koyasan, il centro spirituale del buddismo Shingon. È stato fondato dal grande maestro buddista Kukai, che è vissuto durante il VIII-IX secolo d.C. Ha creato questo centro della sua scuola di buddismo esoterico in questa valle delle montagne della prefettura di Wakayama perché ha visto in questo luogo una specie di mandala naturale. E al centro di questa mandala vi ha posto il monastero, il tempio che troviamo qui alla mia destra. Seguendo la scuola esoterica del buddismo, il mondo viene immaginato come due dimensioni, una dentro l'altra.
vi è un mondo dell'essere, un mondo fermo, un mondo simile a quello delle idee platoniche, che è il mondo del diamante, e vi è un mondo invece dei fenomeni, no? Un mondo dove del divenire, no? Del fluire, che è invece il mondo dell'utero o della matrice. E il tempio qui sulla mia destra rappresenta il mondo del diamante, mentre il resto del mandala che lo circonda, il resto di Koyasan, sta a rappresentare la matrice o l'utero. Lasciamo di nuovo il ciabatte. Di nuovo? Il ciabatte li metto nel... Siamo arrivati al Koyasan e stiamo visitando un tempio buddista antico. C'è un'energia molto forte e potente, tutti noi la stiamo avvertendo in modi ovviamente diversi. Personalmente sento una sensazione di nostalgia, come se fossi tornata a casa, ed è molto molto bello. E poi il luogo è magico e la natura è meravigliosa e siamo tutti molto emozionati. Allora, io volevo ringraziare questo viaggio che mi ha permesso di avere un'emozione grandissima a una statua. È una statua, ma ha sprigionato un'energia vivente, quindi mi sono commossa, ho pianto come una bambina, ho avuto paura, uno scompiglio, e grazie ai miei compagni di viaggio, a Claudio che mi ha detto lascia andare tutta la mente. E ho provato una gioia di conforto, ma mi sono spaventata davanti a una statua che mi parlava in una maniera vivente. Allora, questa è la nostra prima cena al Koyasan e siamo super contenti perché ci hanno preparato un banchetto praticamente. E come si dice? Itadakimasu. Rapa, barbabietola e spinaci. C'è un tempura di verdure miste fritte sul quale va messo il riso misto. Poi abbiamo la zuppa di miso che ci ha appena portato. Nell'altro vassoio abbiamo ancora delle verdure bollite, abbiamo bambù. Buketamo.
pratica per togliere un po' di liquido linfatico e poi per aiutare la schiena prima di scendere dal letto. E quindi proprio shakerare le mani, i polsi e poi alzare le due gambe e shakerare, shakerare, shakerare. Ridendo, ridendo forte proprio nella pancia. È la pratica che ti dicevo. Mentre shakeri e poi lo fai magari in due tempi, metti giù le mani sul letto e fai respirazione tenendo i piedi ben in tensione, ok? Tira, tira, dove va? Ho trovato, secondo me è una piccola tarantola. Adesso lo lasciamo nel mondo dei morti. L'edizione che ho in inglese sono 5.000 pagine. Io ho detto 8.000. Molto, molto, forse in italiano 8.000, più verboso. Quindi è un romanzo estremamente lungo, che sono venuti dopo, i grandi poeti si ispirano a Benjamin Gantari, la mentalità.
perché le stelle, due stelle si incontrano e sono due divinità. Oggi, stasera, il 7 di luglio, e questo evento succede solo una volta all'anno e le date possono cambiare, ma oggi capita il 7, proprio oggi. Per noi. Quindi, per noi. Che bello. Siamo sul monte Inari, appena fuori da Kyoto, una montagna sacra per lo shintoismo, è dedicata allo spirito delle volpi. Guardate alla mia destra, una volpe. Questo è un prete shintoista che sta passando sulla mia destra. Foglie sacre della quercia sono il ramo sacro dello shintoismo. Sta andando ad officiare una messa in uno di questi tempi. Ci sono più di 1000 tori, archi, che definiscono un luogo sacro all'interno dello shintoismo. Un omikuji è una scatola dalla quale si estrae la sorte in Giappone, sia nello shintoismo che nel buddismo. Se la sorte piace, si prende
il foglietto che corrisponde a un numero, un bastoncino che esce a sorte da questa scatola quando la si scuote. E se la sorte piace si porta a casa il fogliettino, se non si piace lo si lascia al tempio legato ad uno di questi fili. Sono molto emozionata per questa gita, per questo pellegrinaggio che faremo in cima al Monte Gassan. Sono curiosa di vedere com'è questa montagna. Grazie, sai, sono molto contenta di essere qui. Quello che parte oggi è sicuramente qualcosa di speciale, almeno nella mia idea. Quindi io vi porto tutti nel cuore e vi abbraccio tutti con tanta energia. Grande family, ciao! Emozione per questa giornata, che questo pellegrinaggio, e non so cosa ci porterà, no? È un viaggio anche questo, un piccolo viaggio nel viaggio, e che comporterà sicuramente un grande cambiamento. Da aggiungere le tre montagne mi emoziona tantissimo, perché so che è un obiettivo molto alto. Ho paura, ma ce la farò. Ciao! Sono emozionatissima, è stata una nottata bellissima, tutti insieme, adesso siamo pronti per salire al Monte Gassan. Ciao, siamo in partenza per andare su nelle montagne, e io sono emozionatissima perché io le montagne, oddio. E abbiamo saputo che nevica, e quindi sarà anche molto molto bello, e tutto bianco, sembrerà camminare sulle nuvole. Ok, tamo.
sono emozionata. Allora, sono super emozionata, stiamo per partire. E c'è un sacco di agitazione, confusione, tante emozioni insieme. Anche preoccupazione di aver preso tutto, ci aspetta un tempo a quanto pare un po' da lupi. Ma noi siamo immaginalisti, i lupi ci piacciono, quindi siamo pronti. Molto emozionata e anche un pochino spaventata, perché vediamo di che cosa si tratterà. Non vedo l'ora di salire sulla montagna e spero che gli spiriti, tanti spiriti, siano con noi. Ciao a tutti, sono emozionatissima. Non vedo l'ora di andare sopra il Monte Gassan e anche di fare queste tre montagne importantissime per il mio percorso, e sono emozionata. È stato bellissimo fino adesso e questa sarà la ciliegina sulla torta. Noi siamo pronti per l'avventura. Siamo pronti, sì. Siamo con piccoli, come piccoli mushrooms. Allora, condizioni perfette. Passare? Condizioni perfette per morire e rinascere. Il tempo non lo vedete, ma la pioggia che taglia. Io intanto sono già morta. Non so se rinascerò in questa vita o nella prossima. Vediamo. Vediamo. Timore, molto timore, perché guardate qua il burrone. Va bene, abbiamo immaginato tutto questo. Late summertime. Yes. We have a natural snow cooler. Yeah.
A volte la vita sembra lunga, a volte sembra un cammino brevissimo. E se ti dicessi che la vita è infinita, infinita come le stelle nelle galassie, infinita come i colori dell'oceano e delle foreste, infinita come la sabbia del deserto ed immensa come i tramonti vermigli, la vita è fatta di momenti. Ogni momento è un'increspatura, un'onda, una leggera brezza, il battito d'ali di una farfalla che ci trasporta giorno dopo giorno. Sta ad ognuno di noi accogliere ogni esperienza a cuore e mente aperti, rimanere curiosi, vulnerabili, pieni d'amore. Certo, la vita a volte può sembrare noiosa. Ciò che dobbiamo fare è riprogrammare la nostra mente e guardare tutto con occhi nuovi, come se fosse la prima volta. Ogni esperienza, sensazione, visione ti si presenta per la prima volta, poiché nulla si ripete. Il maestro Hoshino ci ha fatto dono di una grande saggezza che voglio condividere con te. Capita di sentire che un evento, un'esperienza o un momento, le persone che ti circondano ti abbiano cambiato, trasformato. Ma in realtà nessun cambiamento è accaduto. Semplicemente qualcosa si è risvegliato in te. Tutte le emozioni e i sentimenti che proverai sono già dentro di te. Il tempo non è lineare. Tutto ciò che accadrà è già accaduto. Tutto accade in questo istante presente. Adesso, ascolta il battito del tuo cuore, il tuo respiro, il tuo corpo. Non è forse magia? Una grande forza della natura, portatrice di vita ed energia, capaci di ogni cosa, riempi questo universo di bellezza e amore, calore e affetto. Non è forse un dono questo momento presente? Essere qui, respirare, provare cose nuove, vedere le persone che amiamo e conoscerne nuove, scoprire il proprio Ikigai, accettare se stessi, gli altri. Uketamo, essere vivi. E ricorda che non importa quanto solo o perso tu ti possa sentire a volte, basta una passeggiata nella natura, il sorriso di uno sconosciuto, il riso di un bambino, l'amore di un cane, un tè verde fumante, il profumo dei fiori. Per ricordarsi che sei sempre stato e sarai sempre un tutt'uno con ogni persona ed ogni cosa che ti circonda. Uno con l'universo, uno con te stesso.